Ieri sono state rilasciate due nuove evoluzioni e la SBC di Bellingham Potm. Andiamo a vedere insieme quali vale la pena andare a fare. Andiamo ad analizzare in primis quella che è la carta Potm di Jude Bellingham, il cui costo si aggira più o meno intorno ai 550-600.000 crediti, e direi che, considerato quello che è il prezzo attuale del Trailblazers, mi sembra un valore molto 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 abbordabile per una carta con queste caratteristiche, perché se andiamo a guardare ovviamente nel dettaglio, il buon Jude è 1,86 m di giocatore, alto alto di work rate, 4 skill, 4 piede debole, può fare il CC e il COC in termini di ibridabilità, e rispetto alla carta IF ha preso un più 1 di velocità, un più 2 di tiro, un più 1 di passaggio, un più 1 di dribbling, un più 2 di difesa e un più 1 di fisico. In particolare il più 2 di difesa si fa sentire per quanto riguarda intercetto e lettura difensiva, quest'ultima arriva ad 80, quindi fa il salto di categoria e secondo me si sentirà parecchio. Una carta che io vi straconsiglio, soprattutto se non avete sbloccato nulla in questo momento, perché ve l'andate a fare praticamente per due spicci, ed è un giocatore che può fare tranquillamente entrambe le fasi, è un giocatore che può essere giocato tranquillamente anche un po' più difensivo, ad esempio nel mio 4-5-1, ed è una validissima alternativa al Trailblazers, che a livello difensivo è leggermente sotto. Le statistiche differiscono solamente per un più 1 di tiro e un più 1 di velocità a favore del Trailblazers, che però ha il tecnico come playstyle, e proprio questo è un altro fattore determinante, perché il playstyle della batteria in realtà, secondo me, per un giocatore che magari ha compiti leggermente più difensivi, è veramente ottimo. Quindi Bellingham, secondo me, è un must have assoluto da sbloccare all'interno delle SBC che sono uscite nell'ultimo periodo. Andiamoci a spizzare adesso le evoluzioni. La prima è centrocampista offensivo Centurioni. È a pagamento, per cui 150.000 crediti o 2.000 FC points per poterla sbloccare. Avete 27 giorni per poter andare a completare questa sfida e 20 invece per sbloccarla, quindi avviarla. E potete andare ad evolvere un giocatore che ha un overall massimo di 83, una velocità massima di 82, un tiro massimo di 82, un dribbling massimo di 85, difesa massimo 70, ruolo COC e playstyle massimi 7. Al primo step avremo un più 2 di velocità, un più 2 di dribbling, un più 2 di tiro, un più 2 di passaggio e il passaggio incisivo, ovviamente non plus, altrimenti sarebbe specificato. Al secondo step guadagniamo 1 di piede debole, 2 di velocità, 2 di tiro, 2 di passaggio e il playstyle del passaggio calibrato. All'ultimo step più 2 di velocità, più 4 di dribbling, più 2 di tiro, più 2 di passaggio e il playstyle argento del passaggio lungo. Detto questo, andiamo a vedere quali sono le carte più interessanti da evolvere all'interno di questa evoluzione. Come al solito ci serviamo di foot.gg per andare ad analizzare come diventano i giocatori in seguito alle diverse evoluzioni. E il primo che vi voglio consigliare per quanto riguarda l'evoluzione COC Centurione è proprio Lucas Paquetá, per diversi motivi. Innanzitutto è una carta che si presenta comunque di base abbastanza completa, perché come potete ben vedere può fare sia il COC che il CC, ha già 5 di skill e 4 di piede debole, alto alto di work rate, quindi vuol dire che fa benissimo entrambe le fasi, per cui magari in un centrocampo a 3 come può essere 4-3-2-1 o anche un rombo veramente va una crema. C'ha dei playstyle interessantissimi, perché ha il tecnico, il primo tocco, la trivela e le giocate di classe, e con questa sfida si va a arricchire di tutti quegli altri che abbiamo visto insieme. Infatti, se noi andiamo a cliccare su Evolutions, guardate qui come va a diventare questo Paquetá. Si prende un più 6 di velocità, un più 6 di tiro, un più 6 di passaggio, un più 6 di dribbling e soprattutto va a guadagnare anche quella che è la quinta stella di piede debole, diventando un 5-5 che potete andare a schierare sia con propensione un po' più offensiva, ma anche in maniera un po' più conservativa tra virgolette a centrocampo, ma comunque con licenza di poter andare a dare fastidio e soprattutto supportare la nostra manovra. Un'altra carta molto interessante è la Toon, giocatrice inglese del Manchester United femminile, ovviamente, quindi non abbiamo i link di Premier League, però comunque linka con un Varane, con un Rashford, ma banalmente questa potrebbe essere una carta stra interessante
da super sub. E vediamo perché. Può fare anche lei sia il COC che il CC. È una giocatrice abbastanza rapida già di partenza, data di un buon tiro, di un buon passaggio e di un ottimo dribbling, che poi andremo ad approfondire. 5 skill e 3 di piede debole, work rate alto normale e ha le giocate di classe plus, che vabbè ci interessa poco, però il pallonetto, il passaggio incisivo, il tecnico, il trickster e la trivela. Se noi andiamo a vedere la sua carta evoluta, si va a beccare più 6 di velocità, più 6 di tiro, più 6 di dribbling e più 6 di passaggio, arrivando ad 87 di overall con 5 skill e 4 di piede debole, ma soprattutto un incredibile parametro di 98 di dribbling con 89 di reactions e 90 di equilibrio. Per una giocatrice che è alta praticamente 1,63 m, vuol dire che quando si mette a gironzolare con la palla tra i piedi, semplicemente con i micromovimenti, fa ammattire gli avversari. Quindi anche solo da super sub, secondo me potrebbe valerne la pena. Chiaro, probabilmente né su Paquetà né sulla Toon ci andrei a investire 150.000 crediti, però magari se avete 2.000 FC points che vi avanzano potete fare una di queste due carte. L'altra evoluzione è quella degli attaccanti centurioni, che ci permette di poter evolvere un giocatore di valutazione massimo 84 con massimo 83 di velocità, 86 di dribbling, 86 di fisico, ruolo ATT e massimo 9 playstyles, ovviamente sia base che plus. Quindi avremo poi un giocatore che guadagnerà più 2 di velocità, più 1 dribbling, più 1 tiro, più 1 fisico, più 1 passaggio, più 2 velocità, più 1 fisico, più 1 tiro, più 1 passaggio e rendimento in attacco alto, e infine più 3 di velocità, più 1 di fisico, più 1 di tiro, più 1 di dribbling e lo stile di gioco rapido. Questa sfida qua è gratuita e proprio per questo motivo ci sono un sacco di carte interessantissime che io vi vado a consigliare immediatamente da andare ad evolvere. Il primo giocatore è Joao Felix. Una carta che già di partenza si presenta veramente ottima, con 5 skill e 4 di piede debole, degli ottimi playstyle come il tecnico, il first touch e la trivela. E poi, come possiamo andare a vedere, una volta evoluto diventa 84 con 88 di velocità, 82 di tiro, 80 passaggio, 87 dribbling e soprattutto un più 3 di fisico, che non fa mai male perché gli va a migliorare soprattutto la stamina, che era un po' deficitaria, avvicinandola all'80. Felix però al momento è estinto, quindi vi dovete mettere con un po' di pazienza per sniperarlo. Come al solito, quando ci sono queste evoluzioni che escono all'improvviso, le carte spariscono. Però Felix è uno dei migliori sicuramente. Un giocatore che stanno sottovalutando in tantissimi, ragazzi miei, Anderson Talisca. 4 skill e 4 di piede debole, quindi super completo. Può fare il trequartista, la punta e il COC. Praticamente già c'ha anche degli ottimi playstyle, perché ha il tiro a giro, la trivela e l'acrobata base. È un giocatore di 1,89 m, quindi di una gran presenza. Vi va a diventare con l'evoluzione, anche in questo caso, 84, avendo 86 di velocità, 87 di tiro, 78 passaggio, 83 di dribbling, 76 di fisico. E amici miei, capirete bene che questo però è una hit, perché vi dà intesa sia a Cristiano Ronaldo che a Neymar, ed è finalmente un giocatore che può valere la pena schierare per ibridare i campioni che sono emigrati nel campionato arabo. Ragazzi miei, è tornato anche Romain Alessandrini, e tremate se avete bisogno di un super sub, perché questo va preso per forza se degli altri non ve ne fate niente. Ragazzi, è una carta che ha il power shot argento, le punizioni, il passaggio decisivo, il tecnico e la trivela. È 4-4, fa 500 ruoli, punta, esterno destro, trequartista, fa di tutto. È molto agile come al solito, perché è 1,73 m e evoluto. Qua gli potete fare anche la doppia evoluzione, buttarlo dentro a Trailblazers Striker se non l'avete ancora sbloccata, e poi in Centurion Striker, facendolo diventare 85 con 88 di velocità, 90 tiro, 81 passaggio, 87 dribbling e 77 di fisico. Qualora invece non avete l'evoluzione a disposizione degli attaccanti, quella precedente dei Trailblazers, gli andate a fare semplicemente quella del Centurione, e comunque avete un giocatore molto carino, perché praticamente vi andate a prendere uno che ha 82 di velocità, 77 di tiro, 71 di passaggio, 77 di dribbling, 67 di fisico, molto agile, e magari per dare fastidio a partita iniziata può essere un'alternativa. Però soprattutto, vi ripeto, se avete la possibilità di fargli la doppia, ragazzi miei, ritorna l'Alessandrini che abbiamo odiato tutti quanti, perché era veramente una forza della natura. Ragazzi miei, per questo video è tutto. Fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate di Bellingham e soprattutto quali carte siete andati ad evolvere e perché. Sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, ve lo ricordo. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata. Un salutone dal vostro Riberoschi e alla prossima. Ciao!